buonasera a tutti. Mirella May ci ha lasciato lo scorso novembre. La situazione pandemica non ci ha permesso di ricordarla e di salutarla come avremmo voluto. Però ecco, abbiamo pensato a questa iniziativa, un'iniziativa concreta come era lei, per ricordarla, per omaggiarla e per portare un saluto al suo ricordo, a Mirella, che tanto ha fatto per la nostra organizzazione, per la CGIL. Il mio cammino con Mirella è durato poco. Ci siamo incontrate tardi e l'ho conosciuta negli ultimi anni più da vicino. Nelle riunioni del Dipartimento Donne che frequentavamo insieme, quando arrivava il suo intervento bisognava essere pronti a cambiare punto di vista, a cambiare anche posizione, a cambiare idea, a rimettersi in discussione, perché la sua idea, il suo pensiero lo esprimeva sempre senza stereotipi, senza mai banalità e in totale autonomia. Ecco, noi stasera siamo qui per ricordarla non solo con le parole, ma concretamente, perché lei era una persona assolutamente concreta, appassionata, una persona forse non morbida spesso, ma davvero molto, molto precisa nella sua analisi, molto concreta. E con un'azione concreta lo SPI CGIL di Siena e la CGIL di Siena hanno pensato di ricordarla con una raccolta fondi che andasse a finanziare, che andasse a sostenere dei progetti che riguardano essenzialmente le donne, la lotta alla violenza sulle donne, sostenendo l'associazione Amica Donna contro la violenza sulle donne, un'associazione della Val di Chiana. Noi abbiamo ospite stasera, che ce ne parlerà, la presidente dell'associazione, Francesca Massi, e a sostenere anche un altro progetto dell'Arci di Siena, dell'Arci provinciale di Siena, per l'inserimento delle donne straniere nel mercato del lavoro, vittime di sfruttamento. E anche per questo abbiamo la presidente dell'Arci di Siena, Serenella Pallecchi, che ne parlerà del progetto. Noi omaggeremo e consegneremo i fondi raccolti in ricordo di Mirella May alle due associazioni e le omaggeremo anche, spero prima possibile, quando ci sarà la possibilità materialmente di farlo e ci sarà consentita, diciamo, dalla situazione pandemica in corso, gli consegneremo anche una pianta di rosa. La nostra iniziativa oggi si chiama Una Rosa per Mirella. Io ho qui una rosa che in qualche modo la rappresenti, che sia appunto una rosa per Mirella, ma noi alle associazioni vogliamo dare proprio una rosa non recisa, ma una rosa da piantare e che ricordi la nostra compagna nel tempo. Io passo a salutare anche gli altri ospiti che interverranno stasera, a cominciare da Franco Capaccioli, il segretario generale dello SPI CGIL di Siena, Antonia Banfi, una compagna del coordinamento donne dello SPI CGIL di Siena, Camilla Canestri, una familiare di Mirella che ha voluto ricordare, voluto essere con noi per ricordare Mirella, e Fabio Seggiani, il segretario generale della CGIL di Siena, oltre alle due presidenti delle associazioni di cui parlavo prima. Mirella era una senese di adozione, assolutamente senese, si era assolutamente integrata in quello che era la realtà senese, ma era una cittadina di San Casciano dei Bagni ed era un luogo del cuore per lei, San Casciano dei Bagni, e credo che sia una cittadina del cuore anche per l'amministrazione. Agnese Carletti, la sindaca di San Casciano dei Bagni, ha voluto omaggiare, ha voluto ricordare con delle parole, mandandoci un messaggio che adesso leggerò,
per Mirella, appunto, e anche, ringraziamo anche, anche per questo la sindaca per aver dato il patrocinio, per aver reso possibile insieme a tanti altri questa iniziativa. Io vi do lettura del messaggio di Agnese Carletti, e quindi è un grande onore oggi per me avere l'opportunità di ricordare la concittadina Mirella, che ho avuto la fortuna di conoscere meglio durante l'evento che come amministrazione comunale di San Casciano dei Bagni organizzammo ormai 2 anni fa, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Volevamo raccontare storie di donne che in un mondo di uomini non solo erano riuscite ad emergere e ad affermarsi, ma che anzi quel mondo avevano provato a cambiarlo e in meglio, riuscendoci. E così non esitammo a pensare proprio a lei come ospite, una sancascianese che aveva tante cose da raccontare e che se anche per motivi lavorativi si era allontanata da San Casciano, non aveva mai dimenticato le sue origini. Fu una giornata emozionante. La passione con cui raccontò le sue lotte e battaglie a tutela e difesa dei diritti delle donne del mondo del lavoro e sindacale dimostrò a tutti quanto questi valori per lei fossero stati ragione di vita. In virtù di questo, la giornata di oggi assume un'importanza particolare, perché donare i fondi raccolti in suo onore al Centro Antiviolenza della Valdichiana e all'Arci Provinciale affinché faccia formazione, significa portare avanti quei valori e non disperdere quell'impegno ammirato da tutti. E con piacere, come amministrazione comunale, a nome di tutti i cittadini sancascianesi che l'hanno sempre stimata e presa ad esempio, abbiamo patrocinato questa iniziativa organizzata dalla CGIL di Siena e dallo CGIL, che ringrazio, perché ci permette di ricordare Mirella con un'azione concreta che lei avrebbe sicuramente apprezzato. Io rinnovo i ringraziamenti ad Agnese, che appunto parla di concretezza ricordando Mirella, e lascio la parola in questo momento a Franco Capaccioli, segretario generale dello SPI-CGIL di Siena, che credo sia, ecco, adesso collegato. Prego Franco. Sì, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando attraverso la radio. Ma come diceva Cristina, sono passati poco più di 4 mesi dal giorno della scomparsa di Mirella, e sicuramente questa situazione che stiamo vivendo non ci ha dato modo, purtroppo ci ha reso difficile anche poterle dare un ultimo saluto per come noi tutti, insomma, le compagni della CGIL avrebbero voluto fare. Comunque, ecco, per noi il ricordo di Mirella è quotidiano, spesso ci viene spontaneo anche menzionarla nei nostri colloqui che facciamo giornalmente, che insomma, ci viene così ricordarla anche per certe sue iniziative o certe sue, diciamo, attività. Non è facile trovare le parole giuste che potessero dare un'emozione adeguata, almeno per me, per ricordare Mirella, per ricordare soprattutto il suo impegno appassionato in tutto il percorso che ha fatto nel CGL. A volte era molto critica, ma sempre, diciamo, abbastanza positiva anche nel suo essere critica. Io nella mente ho sempre le sue discussioni che faceva, nella sua dialettica molto animata, era sempre piena di quel suo carattere che poteva apparire anche spigoloso, perché insomma poteva, insomma, a volte apparire un po' duro come carattere, ma che era sempre animato, insomma, comunque da un entusiasmo che era quello di dare un contributo all'organizzazione e soprattutto alle persone che cerchiamo di rappresentare, che vogliamo rappresentare. Il suo percorso dentro la nostra organizzazione è stato un percorso anche di coraggio e di generosità, perché insomma lei, io
lo ricordo, si è confrontata con problematiche di essenzialità molto, molto difficili, con categorie molto difficili, insomma è stata impegnata anche in insomma quando ha condotto alcune categorie, anche ha attraversato delle crisi in aziende molto gravi, insomma, e quindi credo insomma in questo suo coraggio, in questa generosità è sempre stato il suo distintivo caratteriale. Mirella era arrivata giovanissima in questa camera di lavoro, io quando sono arrivato io ce l'ho trovata, insomma, all'inizio degli anni 70 lei lavorava nell'apparato, nella struttura dell'apparato, per poi passare a incarichi sindacali importanti, prima la funzione pubblica, poi successivamente alla Filtea, che era insomma la Filtea, il vecchio sindacato tessile di abbigliamento, poi cambiato sigla, si chiama ora Pinchetem, e diventando segretaria provinciale di quella categoria, e a fine mandato fu chiamata anche dalla struttura regionale della Filtea, dove rimarrà per alcuni anni, e poi per ritornare a Siena per seguire, diciamo, il settore in camera del lavoro, il settore della formazione. Dopodiché è stata eletta, fu eletta come segretaria provinciale prima della Fiomme, la categoria dei metalmeccanici, carica che ricoprì per due mandati mensuali. Successivamente passò a un'altra categoria, anche quella molto importante, la PLAI, del settore agroindustria, dove chiaramente c'è stata fino alla sua pensione. Nel periodo che è stata segretaria della PLAI, ha ricoperto anche l'incarico di presidente del comitato consultivo dell'INAEL di Siena provinciale, e quindi anche quello era, diciamo, un incarico molto importante, fino alla pensione. Mirella pensionata viene eletta subito presidente dell'archivio del Movimento Operaio e Contadino della provincia di Siena, l'archivio storico, insomma, della CGIL, credo che l'abbia, ma tutti possono riconoscere il periodo di Mirella, e l'archivio ebbe una buonissima attività e fu portato avanti molte iniziative. Contemporaneamente Mirella entrò nel mondo dello SPI, un mondo in cui ci è rimasta fino alla fine della sua vita, entrando in segreteria della Lega di Siena, la Lega più importante della provincia di Siena, quella con più iscritti, la Siena Val di Mezze, e dando un fattivo contributo al sindacato pensionati della Lega dello SPI di Siena. Ecco, va ricordato anche il suo impegno nel voler riportare nel suo percorso di battaglie sindacali anche i libri che ha scritto e ha contribuito a che venissero pubblicati. Quello, diciamo, forse più importante è quello del 1996, La strada in salita, una testimonianza, diciamo, delle lotte femminili sul lavoro in provincia di Siena, quindi ha dato anche un buon contributo nella sua, diciamo, attività nel pubblicare diversi libri. Nel suo essere dirigente Mirella, nel suo essere dirigente della CGIL, Mirella ha sempre stimolato con caparbietà nelle sue discussioni, nei confronti le condizioni delle donne, sia nella CGIL che nel mondo del lavoro e nella società, come diceva anche Cristina. Ecco, per tutto questo qui, anche come diceva Cristina, insomma, per ricordare il suo impegno di portare avanti, insomma, le battaglie delle donne, per le condizioni delle donne, le compagne del coordinamento donne dello SPI hanno proposto una raccolta per ricordare e valorizzare l'impegno di Mirella in CGL e per la causa soprattutto femminile, perché poi, insomma, diciamo, era
lo scopo di ricordare Mirella è il suo impegno che lei ha avuto in questa battaglia per le donne. Per questo, come diceva anche Cristina, il sindacato dei pensionati, lo SPI provinciale, insieme alla Camera del Lavoro di Siena, hanno ritenuto di condividere e di promuovere e organizzare questa raccolta destinandola alle due associazioni, che stasera insomma sono qui con noi, ma che poi ci racconteranno insomma anche l'utilizzo di questi fondi. Che lavorano sui temi per cui Mirella si è spesa, diciamo, tenacemente nella sua vita sindacale. E questi fondi che sono stati raccolti sono all'incirca di 4.700 euro che andranno alle due associazioni che abbiamo individuato, uno è il Centro Antiviolenza della Valdichiana, l'altro 50% è all'Arci Provinciale di Siena per la formazione professionale e l'inserimento lavorativo di donne straniere, come diceva prima Cristina. La raccolta si è conclusa nei giorni scorsi, il risultato, lo ripeto, è stato un buon risultato secondo me, soprattutto anche di partecipazione, perché abbiamo avuto, diciamo, la partecipazione a questa raccolta di oltre 120 persone, moltissime, diverse anche altre associazioni tipo Lauser, ma anche altre categorie della CGL e P provinciali di altri territori che hanno contribuito, diciamo, a questo fondo in memoria di Mirella, che credo insomma vada, no, tutti quanti l'hanno fatto in virtù di dare insomma un segno importante a questo progetto proprio in ricordo di Mirella. Ecco, io credo che questo sia il modo migliore per ricordare Mirella, quello di cercare di aiutare donne in difficoltà e favorendo progetti di inserimento, come spero che sia così, poi ce lo racconteranno sia Serenella che la Presidente dell'Associazione della Valdichiana, inserimento nel mondo del lavoro per le donne vittime di questa violenza che purtroppo in questa frangente, soprattutto nell'ultimo anno, è andata ad acuirsi in modo forte. Credo, ecco, che questi progetti non possano essere fini a se stessi e finire, insomma, per questa, che siano una tantum, ecco, ma credo che ci sarebbe bisogno di proseguire nel tempo su questi progetti da parte della CGL, da parte dello SPI, e non solo per la parte, diciamo, economica, ma anche per la parte, diciamo, di attiva della nostra organizzazione, per quello che noi vogliamo e possiamo fare per questa situazione che riguarda tutte le donne. E riguarda soprattutto l'uomo, perché la violenza viene espressa dall'uomo e non viene espressa dalle donne, e credo che questo sia il punto fondamentale su cui dovremo lavorare. Per questo, ecco, non la voglio farla troppo lunga, anche perché mi sembra che sono allungato troppo. Per questo voglio intanto ringraziare tutte le compagne e compagni che hanno contribuito alla costituzione di questo fondo, perché, come ho detto prima, non vi è, ecco, modo migliore per ricordare Mirella, perché Mirella voleva questo sicuramente. Grazie a tutti e buonasera. E grazie Franco Capaccioli, segretario generale dello SPI CGL di Siena, per il ricordo di Mirella come compagna della CGL, come attivista, come militante, come donna della CGL e appunto in quanto a donne abbiamo la rappresentante del coordinamento donne SPI CGL di Siena, Antonia Banfi, collegata anche lei da remoto. Per ovvi motivi purtroppo siamo costretti a questo tipo di iniziative, ma non siamo assolutamente distanti con il cuore. Antonia Banfi, prego, ti vedo collegata, prego. Grazie, buonasera a tutti e grazie a tutti e a tutte di essere qui.
Mirella, grazie anche a te per essere stata con noi tutto il tempo che la vita ti ha concesso, perché Mirella c'era e ci sarà sempre, con la sua capacità di partire da sé, ma di riconoscere valore, sostegno e fiducia agli altri e alle altre, in un rapporto di sorellanza non sempre corrisposto, perché insieme noi riuscissimo a diventare davvero noi. Con la sua intelligenza, il suo sapere, le sue emozioni, messe a disposizione di tutti noi, con la sua capacità di ascolto, di elaborazione, di intrattenere relazioni vere, con forza, tenacia, autorevolezza, ma anche con il suo sorriso. Mirella c'era sempre, come dirigente responsabile, che diceva no al vittimismo e al mero risarcimento, ma che lottava per il rispetto e la conquista dei diritti. Capace di battaglie politiche, sindacali, culturali, affrontate sempre con il consenso e la condivisione di tutte e tutti noi. Dopo un percorso di conoscenza reale dei problemi, di individuazione di chiari obiettivi e di alleanze per risolverli. Mirella ha riconsegnato alla parola potere il suo vero significato, ovvero potere come poter fare, poter agire, poter trasformare, poter ascoltare, perché agire insieme il potere significa cambiare la realtà per il benessere di tutti e di tutte. Mirella era fiera di sentirsi libera nell'esprimere il suo pensiero e le sue considerazioni, sempre e ovunque lei fosse, dentro e fuori dal sindacato, nei luoghi della politica e nelle associazioni delle donne. Mirella c'era quando abbiamo fatto progetti con insegnanti, studenti e studentesse del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Siena, che ha prodotto due splendidi libri, Io voglio vivere, testi emotivi contro il femminicidio, e l'ultimo, che speriamo di presentare presto perché è pronto da 3 mesi, Human Connection, ovvero racconti interconnessi. Questi libri sono espressione della capacità di lavorare insieme, giovani e meno giovani, in un sincero rapporto tra generazioni diverse. E Mirella c'era anche quando abbiamo fatto il laboratorio di scrittura creativa e teatrale tra donne giovani e meno giovani della CGIL e dello SPI. 10 donne, un ragazzo e una ragazza, hanno raccontato le loro storie di vita che sono diventate un libro ed una performance teatrale dal titolo La tribù delle donne. Ritenendole molto attinenti, le abbiamo presentate in occasione di 2 battaglie alle quali Mirella teneva tantissimo, quella sulla Carta dei diritti universali del lavoro e quella sul referendum costituzionale. Tra queste storie c'è anche quella che ci ha raccontato Mirella, accaduta negli anni 80 del secolo scorso, ma dalla quale emergono con chiarezza i suoi valori e le sue capacità sempre attuali. Eccovela. Dalle molestie alla violenza, di Mirella May. Il tema delle molestie e della violenza ha caratterizzato nel tempo l'impegno delle donne del sindacato sempre più costante ed incisivo. Sarebbe difficile ripercorrere completamente una lunga esperienza sindacale come la mia, così come non è altrettanto semplice dare precedenza a qualche momento che può sembrare più significativo rispetto ad un altro. Ogni esperienza, ogni vicenda ha una sua ricchezza, un suo posto nel grande mosaico che segna la piccola grande storia di ognuna di noi. Tuttavia, come succede leggendo un libro, c'è sempre qualche capitolo che resta più impresso e che dà senso al libro stesso. Uno di questi capitoli importanti si trova abbastanza lontano nel tempo, nella metà degli anni Ottanta, quando ero responsabile del settore tessile e abbigliamento. Il settore è sempre stato caratterizzato da grande presenza femminile, soprattutto da giovani ragazze, spesso la prima esperienza lavorativa, e quindi inesperte
più deboli, facili al ricatto su tutti i piani. Proprio a seguito di certi ignobili ricatti da parte del datore di lavoro, fui contattata tramite la Camera del Lavoro locale da 4 giovani donne che lavoravano in un calzaturificio della nostra provincia. Mirella continua a scrivere. Ricordo ancora con nettezza la difficoltà mista a comprensibile differenza nell'affrontare inizialmente l'argomento legato alle attenzioni che il padrone prestava ad ognuna di loro, minacciandole naturalmente sulla continuità del rapporto di lavoro stesso, qualora ne avessero parlato. Le ragazze, forse senza saperlo fino in fondo, avevano fatto una cosa grande, avevano avuto il coraggio di parlarne insieme ed insieme avevano trovato la strada del sindacato. Difficile per tutti era trovare l'equilibrio tra la delicatezza del problema e le soluzioni, legate alla necessità di far uscire all'esterno un vero e proprio caso di molestie sessuali. Ricordo le tante sere trascorse insieme dopo l'orario di lavoro, il dilaniarsi tra la voglia di non rassegnarsi e il coraggio di uscire. Ma ogni giorno cresceva di più la fiducia, la consapevolezza che non si doveva lasciare le cose come stavano. Dovevamo costruire le alleanze necessarie, a partire dalla famiglia, nel luogo di lavoro, nel paese. Il percorso fu accelerato in modo abbastanza traumatico, oggi posso dire per fortuna, perché un giornale locale pubblicò la vicenda a nostra insaputa, con tanto di titolo in bacheca. E a quel punto dovevamo per forza andare avanti, era una scommessa di altissimo valore. Rispondemmo con un'assemblea pubblica che vide una partecipazione straordinaria, si concluse a notte inoltrata con un'unanime condanna dell'accaduto e un sostegno incondizionato delle lavoratrici e del loro coraggio. Gli altri successivi furono la denuncia, i rapporti con il tribunale, la solidarietà dei colleghi e delle colleghe a sostenere insieme le eventuali spese. Con tempi non rapidissimi si arrivò alla conclusione, che vedeva condannato il datore di lavoro, il quale, non reggendo il confronto a tutti i livelli, si trasferì dopo poco tempo all'estero. Erano i tempi del rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore La Filtea, la Federazione Italiana Lavoratori del Tessile e Abbigliamento, CGL di Siena, fece parte della delegazione trattante. Questa azione consentì di inserire per la prima volta nel contratto nazionale una norma chiara contro le molestie e chi le perpetrava. Anche altri contratti nazionali importanti seguirono questa strada, che segnava decisamente una tappa fondamentale per i diritti e la dignità di tante lavoratrici. Ciao Mirella, cara amica e compagna, prendiamo da te il testimone e oggi pubblicamente lo facciamo. Grazie Antonia delle bellissime parole, del bellissimo ricordo e di quello che concretamente veramente ha fatto Mirella nel nostro sindacato per le donne, con un impegno concreto, diretto e autonomo davvero, come ricordavo prima. Quello che hai raccontato pare purtroppo una storia di oggigiorno. Pare una storia raccontata dei giorni nostri, anche se lei diceva è lontana nel tempo, perché parlava di una fase della sua vita lontana nel tempo. Purtroppo sono cose che si trovano nella cronaca di ogni giorno. E veniamo appunto alla concretezza propria di Mirella e veniamo a parlare di quello che saranno i progetti che andiamo a finanziare con la nostra raccolta fondi, con quella cifra importante, mi viene da dire, di cui parlava Franco. E vorrei collegata in questo momento Francesca Massi, la presidente del Centro Antiviolenza della Valdichiana Amica Donna. Eccola, la vedo. E vorrei che a questo punto ci parlasse lei di quello che andiamo concretamente a finanziare, a sostenere.
Buonasera a tutti. In primo luogo, ecco, vorrei esprimere a nome di tutta l'associazione Amica Donna il nostro ringraziamento per averci consentito di partecipare a questo evento dedicato ad una donna veramente straordinaria. Ecco che quando abbiamo la fortuna di incontrare lungo il nostro cammino delle donne come Mirella, veramente ci rendiamo conto di quanto possa essere potente credere in un'idea e quanto poi un certo tipo di pensiero sia così contagioso poi da continuare poi a dare frutto anche dopo, anche adesso che Mirella non è più fisicamente tra noi, ma continua ad esserlo praticamente concretamente proprio con delle opere che continuano ad essere portate avanti. Certo è però che poi un esempio di questa portata chiaramente ci porta anche a riflettere, a metterci in discussione su quanto il nostro impegno possa essere sufficiente e quanto ancora dobbiamo darci da fare per raggiungere quindi gli obiettivi per cui abbiamo lavorato. Però ecco, quello che possiamo dire oggi noi qui è che Mirella ha veramente seminato nel modo giusto e quindi ecco, il suo esempio ci lascia una grandissima responsabilità, perché ecco, dobbiamo lavorare e continuare a proseguire il cammino che ha tracciato e quindi continuare poi anche a lavorare con lo stesso impegno per la rimozione di tutti quegli ostacoli che ancora oggi ecco, non consentono ad ogni donna di esprimersi al meglio nell'ambito lavorativo. Quindi ecco, vado a presentare quello che è il progetto, quindi a che cosa andrà effettivamente, poi sarà destinato il contributo, il generosissimo contributo che ci viene offerto oggi. Quindi ecco, l'associazione Amica Donna, che opera in tutta la Val di Chiana senese, si occupa principalmente della gestione del centro antiviolenza della Val di Chiana, che si mette a disposizione di tutte le donne che sono oggetto di qualsiasi forma di violenza di genere. Quindi ecco, il centro antiviolenza principalmente offre un servizio di ascolto preliminare, quindi contatti preliminari sia telefonici che in presenza, che vengono svolti in primo luogo per individuare quelle che sono le prime necessità e quindi fornire le prime indicazioni utili alle donne che hanno bisogno di un aiuto anche immediato. E poi viene operato un servizio di accoglienza vera e propria di tutte le donne che si rivolgono quindi al centro, e questa è un'azione che è finalizzata a garantire quella che è la protezione vera e propria, una protezione vera e propria che viene attuata mediante dei colloqui strutturati, e durante questi colloqui strutturati vengono poi elaborati dei percorsi individuali di accompagnamento mediante dei progetti personalizzati proprio per l'uscita di quella specifica donna dalla situazione di violenza in cui si trova, e a quel punto poi viene fornita poi all'occorrenza anche un supporto psicologico individuale, questo sia tramite professioniste che mediante anche l'organizzazione di gruppi di autoaiuto, che anche poi con il servizio, poi con il supporto dei servizi territoriali, e viene fornita anche poi una preliminare assistenza e consulenza legale per informazione, un orientamento e poi anche di supporto in quelle che sono le azioni concrete che poi si rendono necessarie a volte in queste situazioni. Poi restando poi anche poi più strettamente sul tema, ecco, vorrei sottolineare poi che nell'ambito dell'elaborazione dei percorsi per il raggiungimento dell'autonomia, il centro antiviolenza poi fornisce anche informazioni e contatti con i servizi sociali e anche con i centri per l'impiego, questo per individuare proprio dei percorsi specifici di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica. Tutti questi servizi di cui stiamo parlando sono servizi che vengono svolti interamente tramite volontariato, anche se si tratta di un volontariato qualificato, perché è necessaria una preparazione specifica piuttosto avanzata, e quindi ecco, il contributo che ci viene dato oggi ecco, risulta fondamentale poi per riuscire a portare avanti poi concretamente quelle che sono le nostre attività. In particolare, proprio nello specifico, stiamo attraversando adesso un periodo particolarmente complicato in cui molte delle donne che si rivolgono al centro hanno proprio necessità di supporto per quelli che sono proprio i bisogni primari. E quindi direi che questo contributo principalmente verrà utilizzato per l'elaborazione di singoli progetti individuali per garantire proprio un primo aiuto materiale per donne in particolare di difficoltà, perché ecco, in questo momento l'emergenza primaria è proprio questa.
Quindi a nome dell'Associazione Amica Donna vi ringrazio per averci consentito di partecipare a questa iniziativa e soprattutto per l'importante contributo che avete voluto riservare oggi in nostro favore, che ci continuerà di continuare a proseguire in tutte quelle azioni a cui poi Mirella ha così tanto creduto, così tanto da riuscire a portarle avanti anche oggi, che non è qui più fisicamente nemmeno tra noi, insomma. Quindi grazie veramente a tutti voi, ma soprattutto grazie a Mirella. E grazie mille a te, Francesca, per il tuo contributo, per averci spiegato concretamente quello che va a fare la tua, la vostra, insomma, organizzazione, la vostra associazione. E mi rendo conto che questo è un momento veramente molto difficile in materia di violenza sulle donne. È stato un anno terribile. Anche per la nostra provincia non fa assolutamente eccezione, ne sono testimonianza i giornali che leggiamo ogni giorno. E passo la parola invece a Serenella Pallecchi, sempre molto concretamente abbiamo voluto contribuire a un progetto per la speranza, per la ripartenza, per la non rassegnazione alla disperazione. Ne parla Serenella, la presidente dell'ARCI di Siena, che vedo collegata, e quindi le passo immediatamente la parola. Grazie Cristina, buonasera a tutte e a tutti. Permettetemi a nome mio e di tutta l'ARCI di abbracciare Camilla e abbracciare i compagni e le compagne della CGIL e dello SPI-CGIL, perché non poteva esserci, come ha già detto Franco prima, un modo migliore per, non voglio dire ricordare, per rappresentare Mirella. Mirella io l'ho incrociata tante volte in percorsi che ognuna di noi ha fatto, diversi, lei nel sindacato, io nei partiti, nella mia associazione, ma ci siamo incontrati tante volte in quelle piazze in cui eravamo tanti e tante, eravamo tutti e tutte dalla parte giusta, e me la ricordo come una figura importante, una figura di riferimento, e sempre sorridente e c'era, come nelle parole, come ha ben detto prima Antonia nelle sue parole, Mirella c'era, era una presenza che si sentiva e si sente anche ora nelle parole di stasera, ma soprattutto in quello che avete fatto. Vi ringrazio di nuovo per la parte, diciamo, del contributo importante che è arrivato anche all'ARCI di Siena e che noi utilizzeremo per un progetto specifico. Noi ormai dal 2002, quindi sono quasi 20 anni, abbiamo un progetto di protezione sociale per donne straniere vittime di tratta degli esseri umani. Donne straniere con sfruttamento o a scopo sessuale o a scopo lavorativo. Lo abbiamo una casa accoglienza e le nostre donne, le nostre ospiti vengono accompagnate nel percorso di sostegno, vengono supportate dal punto di vista psicologico, materiale, viene fatta la formazione, corsi di italiano, vengono piano piano reinserite nelle nostre comunità, in un percorso di autonomia all'interno di progetti individualizzati. In tutti questi anni abbiamo avuto decine e decine e decine di donne, giovani donne, con storie inenarrabili, e che hanno avuto il coraggio di denunciare i propri sfruttatori, anzi vorrei dire le proprie sfruttatrici, perché nella maggior parte dei casi erano donne quelle che le aspettavano qui in Italia per inserirle soprattutto nel giro della prostituzione, le mamà, donne che hanno violato nell'intimo più profondo altre donne che hanno avuto poi questa opportunità
e che ora molte di queste, devo dire la verità, è anche un successo della nostra, del nostro progetto, vivono qui nel nostro territorio, lavorano, si sono fidanzate, hanno avuto figli e quindi è un progetto longevo, faticoso, complicato, ma che ci regala un sacco di soddisfazioni. In specifico, perché è un pezzo che manca nel nostro progetto, o meglio, più debole, e per cui utilizzeremo l'importante contributo che ci arriva da SPI-CGIL e CGIL, è quello di organizzare per loro e farle partecipare a corsi di formazione, tirocini, e promuovere per loro l'indipendenza lavorativa, l'autonomia lavorativa e quindi il reinserimento nel mondo del lavoro. Io credo che Mirella sarebbe orgogliosa dell'iniziativa che hanno preso i suoi compagni e le sue compagne del sindacato, in quel sindacato in cui Mirella ci ha speso la vita, ci ha speso le sue passioni e ci ha speso le sue sensibilità. E io vi dico che, come ha detto Cristina, scusate la commozione, un giorno presto, spero, ci arriverà una rosa. Noi lavoreremo questa rosa, lavoreremo perché è il simbolo di un percorso che tutti noi abbiamo fatto insieme a Mirella e continueremo a farlo. Voi, nello stesso tempo, e mi riferisco a Antonia, Cristina, Fabio, Franco, voi siate orgogliosi di curare le nostre ragazze, le nostre donne, che grazie anche a voi entreranno nel mondo del lavoro e saranno finalmente donne libere e donne in grado di riprendersi in mano la propria vita e di decidere della propria vita, cosa che finora non ne hanno avuto il diritto. Per cui grazie veramente di nuovo a tutti e a tutti. Grazie mille Serenella, sei stata molto efficace e in effetti hai reso bene l'idea che volevo trasmettere, ovvero di passare da quello che è una situazione di violenza, una situazione di disperazione, al riscatto, il riscatto che avviene nella nostra visione essenzialmente tramite il lavoro e tramite appunto quello che sono il riconoscimento dei diritti di democrazia di un paese come il nostro. Ecco, se dobbiamo accogliere, accogliamo dignitosamente queste donne e davvero mi riempie di orgoglio e felicità aver sentito le due testimonianze delle due associazioni. Io vorrei però in questo momento passare la parola a Camilla Canestri, che è una familiare di Mirella, la vedo già collegata, che ci dà una dimensione forse diversa di Mirella. Noi abbiamo parlato della Mirella pubblica, della Mirella del sindacato, che però assicuro faceva assolutamente passare la sua umanità, anzi la metteva al centro, la sua umanità, la sua idea di mondo. E quindi vorrei sentire da Camilla, ecco, dalle sue parole, quello che è il suo ricordo, quello che è Mirella tramite di lei. Grazie. Prego Camilla. Non ti vedo più, non ti sento più, ti sei bloccata. Non so se... Non ti sento più. Sei riuscita a sentirmi? Ti sento... Ecco, forse adesso sì. Camilla, prova adesso. Sì, allora io vi ringrazio innanzitutto per aver organizzato questo... E ringrazio in parte... Io sono Camilla, una tra i suoi nipoti, e oggi mi piacerebbe, ecco, condividere con voi qualche parola e pensiero che ho scritto pensando a Mirella, parlando sia a nome mio che della mia famiglia, per ricordare quella che è stata una figura che per tutti noi ha rappresentato un punto di riferimento,
e anche un aiuto importante in momenti diversi uno dall'altro, ma che comunque c'è sempre stata per tutti noi. Mirella è stata innanzitutto una persona pura, generosa, altruista e soprattutto coerente. Il suo percorso professionale, le sue scelte e la sua vita in generale ne sono state la testimonianza. Io la ricordo sempre disponibile, pronta ad essere d'aiuto come poteva, in qualsiasi circostanza e con chiunque. E questo credo che chiunque l'abbia conosciuta, anche solo superficialmente, abbia potuto constatarlo in prima persona. In generale ritengo sia difficile incontrare qualcuno veramente fedele a quello in cui crede, a quello che fa e a quello che pensa. Insomma, qualcuno che decida di sposare i propri principi rimanendo fedele sempre a quello che sente e pensa. Con Mirella ho sempre avuto l'impressione che tutto ciò le sia stato estremamente naturale, spontaneo e facile. E più passa il tempo, più parlo di lei con chi la ricorda, più questo diventa una certezza. Mirella è sicuramente una tra le persone moralmente più pure che io abbia mai conosciuto. A livello personale, e al di là di quello che è sempre stato visibile a tutti, per me Mirella è stata una zia affettuosa fin quando sono stata piccola e poi è diventata anche un'amica quando sono cresciuta. Il nostro rapporto è diventato personale, non da ricorrenza familiare, quando ho iniziato a studiare a Siena e lei ovviamente mi ha accolta con lunghi viaggi sulla Cassia, mai oltre i 70 km orari e con piacevoli cenette, qualche volta già pronte, altre volte invece erano un po' più elaborate. Mirella si era rivelata per me una zia giovane, di quelle con cui si parla un po' di tutto, seppur con la consapevolezza che non si è mai salvi da un possibile rimprovero, proprio perché, come hanno detto un po' tutti oggi, Mirella ha sempre detto quello che pensava e che riteneva più giusto. Oggi di Mirella mancano le nostre confidenze, i suoi incoraggiamenti, arrivati sempre, qualunque cosa io abbia deciso di fare. Mi dispiace non poter condividere con lei tutto quello che accadrà nella mia vita, sicura di trovare da lei sostegno e rassicurazione. Negli anni io Mirella l'ho condivisa con molti amici studenti che da San Casciano avevano scelto Siena per studiare e che la ricordano tutti con grande affetto e piacere, proprio come una cara amica, nonostante appunto ci fosse una certa differenza d'età. Perché per me, e credo anche per gli altri, avere Mirella a Siena era un po' stare fuori da casa, ma sapere che c'era comunque un posto dove sentirsi protetti e sicuri mentre cercavamo ognuno a modo nostro di diventare grandi. Oggi devo dire che quando torno a Siena è una città che mi sembra più vuota, più solitaria. La percepisco come un posto un po' più estraneo, diversamente da quello che mi capitava quando c'era lei. Avevo la sensazione che quel luogo fosse comunque una casa dove avevo sempre il piacere di ritornare. Quindi è vero che chi se ne va lascia uno spazio vuoto, però è altrettanto vero che quel vuoto è più colmo se si pensa a tutto quello che ci ha lasciato Mirella, io in particolare all'amore che ho ricevuto da parte sua. Ciò nonostante, penso poi che anche stavolta, in questa terribile esperienza che sono stati i suoi ultimi mesi di vita, Mirella mi abbia fatto comunque un ultimo regalo, ovvero quello di conoscere persone squisite, a lei vicine, che altrimenti non avrei mai conosciuto, e soprattutto di ritrovarne altre di altrettanto speciali che per un motivo o per l'altro non avevo avuto modo di conoscere davvero. Io detto questo vi ringrazio e sia per l'evento sia per il ricordo di Mirella che avete condiviso tutti. Grazie mille Camilla, sei stata davvero preziosa. Il tuo ricordo molto umano di Mirella corrisponde a quello che è il nostro ricordo e ci fa davvero piacere averti qui come rappresentante della famiglia e anche degli studenti di cui parlavi, perché se c'è una cosa che era Mirella era che lei guardava tutti allo stesso piano, uomini, donne di qualsiasi ordine gerarchico e di qualsiasi età, e questo ti metteva a tuo agio e a disagio allo stesso tempo, però ti sfidava molto.
Io adesso passo la parola a Fabio Seggiani, al segretario generale della CGIL di Siena, che è collegato e anche lui ricorda Mirella. Vai Fabio. Fabio, il microfono. Grazie. Ecco, adesso... Grazie Cristina. Approfitto per prima cosa di salutare Camilla e tutta la famiglia ovviamente che qui rappresenta. E saluto tutti quelli che ci stanno seguendo e dopo aver sentito la voce delle associazioni a cui sono destinati questi fondi, sempre troppo pochi direi per i bisogni che hanno la capacità, la bontà, la volontà e la perseveranza di curare, non vedo destinazione migliore, Mirella ne sarebbe assolutamente contenta e quindi questo già è per noi un punto di assoluto valore. Io ho conosciuto Mirella, l'avete descritta prima di me in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue sfaccettature. Io mi ricordo di Mirella e ovviamente appena sono entrato in questa organizzazione, lei c'era e era una figura di catalizzatrice, era una figura assolutamente interessante, era interessante perché non era banale, ogni suo intervento, ogni sua considerazione era frutto di un'elaborazione complessa della realtà, di un contratto, di una situazione, della società e questa sua non banalità portava sempre a vedere le cose anche da un altro punto di vista, ti portava fuori da quelle che erano diciamo le visioni diciamo più semplici e quindi a vedere le cose anche da un altro punto di vista. E una figura che ha ricoperto un ruolo di dirigente donna, anche dentro questa organizzazione, non era semplice. Non era semplice nemmeno dentro questa organizzazione. Quindi era una catalizzatrice di interesse. E questo era un grosso pregio di Mirella, perché sapeva anche certe volte forzando la mano, ma voleva essere provocatoria, voleva mettere sempre tutto in discussione. Questo è stato un grande insegnamento, credo per tutta la Camera del Lavoro, ma lo dico per me personalmente, anche perché ha avuto un percorso dentro questa organizzazione molto variegato e anche complicato, perché ha seguito categorie, lo diceva Franco, molto diverse fra loro, ma anche pesanti dal punto di vista contrattuale, con anche forza lavoro diversa, contrattualmente difformi, con presenza femminile forte, con presenza di immigrazione forte, con un'industria pesante forte, quindi ha saputo muoversi dentro queste categorie sempre con la capacità di un dirigente sindacale, senza trovando alleanze, trovando rispetto sia nelle altre organizzazioni sindacali ma anche nelle associazioni datoriali. Questo l'ho trovato dopo la sua scomparsa anche diciamo nelle mie relazioni con le rappresentanze datoriali che mi hanno espresso la propria proprio dispiacere, la propria proprio dolore per la scomparsa di una compagna che aveva lasciato anche in quelle strutture un segno assolutamente positivo e di rispetto per le sue capacità e per una donna che aveva saputo far valere i propri punti di vista con una incredibile perseveranza e nello stesso tempo con la capacità
di discussione e di confronto sempre, sempre aperto. Quindi questo è diciamo la sintesi della sua capacità, del suo carattere, che era duro e morbido allo stesso momento. Quindi questa è quella particolarità di Mirella che ricordo in maniera più forte. Poi è chiaro che se penso oggi a una situazione attuale e cosa Mirella potrebbe avere come atteggiamento di fronte a quello che sta succedendo, mi permetto di fare molta sponda rispetto a quello che lei diceva e pensava, e anche quello che ha scritto. Lei ha scritto molto, anche tra le altre cose. Uno dei libri che venivano citati prima, rispetto alla storia delle donne e alle donne nel mondo del lavoro e le difficoltà che le donne hanno sempre trovato e stanno purtroppo ancora trovando e subendo nel mondo del lavoro, si chiamava La strada in salita. Io penso che quella delle donne è ancora purtroppo una strada in salita. E oggi quello che sta succedendo, mi viene in mente l'ultima questione legata al governo turco, per esempio, cosa avrebbe generato, cosa avrebbe scatenato nel pensiero di Mirella. Quello che è l'estromissione delle donne dal mondo del lavoro oggi, rispetto ai posti di lavoro che si sono persi, alle dimissioni forzate, alla riduzione involontaria delle ore di lavoro, e a quello che le donne stanno subendo nel posto di lavoro, più di quello che già normalmente subiscono, quindi nella parità dei salari, ma ulteriori aggravamenti della situazione femminile, soprattutto delle donne giovani, mi permetto di dire, cosa ci avrebbe detto Mirella oggi, a quanto ci avrebbe spronato a sensibilizzare le donne stesse a essere più unite, a farsi a essere più sorelle, come diceva Antonia prima, perché certe volte, lo ricordava anche Serenella, le donne sono vittime delle stesse donne, e quanto avrebbe spronato noi uomini, a quanto potremmo fare noi uomini, e a quanto potremmo dimostrare più di quello che facciamo, francamente poco, e quindi noi dovremmo prendere ad esempio quello che ha fatto Mirella per le donne e abbracciarlo e portarlo avanti. Le donne hanno assolutamente bisogno di aiuto, e questa organizzazione, la nostra organizzazione, deve farne un punto assoluto dell'azione sindacale e dico contrattuale. Quando Mirella partecipò a quella contrattazione dove per la prima volta si mise su un contratto una norma, ecco, la contrattazione, l'agire la contrattazione nel rispetto del genere e nella tutela del genere deve essere per la CGIL un punto di assoluta evidenza, una pratica continua. Lo dico a me e a tutta l'organizzazione, è un punto di vista ormai imprescindibile, quella della parità di genere. Dobbiamo dare una svolta a una situazione che ormai da troppo tempo denunciamo, ma che da troppo tempo è ferma, e la pandemia l'ha ulteriormente aggravata. Mi ricordo la felicità di Mirella quando riuscimmo ad ottenere quella legge che metteva una pietra sopra le dimissioni in bianco, ma quando le donne smisero di essere costrette a firmare le dimissioni prima di essere assunte, perché così potevano essere licenziate se rimanevano incinte, o quella
e quella domanda che i datori di lavoro, oscena che i datori di lavoro fanno e facevano, soprattutto prima quando c'era questa possibilità: vuoi rimanere incinta o hai già figli? Una cosa di una sgradevolezza fisica e morale che non ha confini. Quindi tutte le conquiste contrattuali che vanno verso la parità di genere erano un obiettivo di Mirella e un obiettivo assolutamente attuale. Poi c'è la questione non c'è solo la questione del lavoro e della parità di genere, o di lavoro c'è un problema enorme della violenza sulle donne, e anche quella, lo diceva Franco, noi dobbiamo assolutamente, parlo come genere, genere maschile oltre che come organizzazione sindacale, dobbiamo assolutamente metterci in gioco, metterci la faccia, metterci il nostro impegno, perché le chiacchiere, diciamo, stanno a zero. È una questione drammatica, è uno stillicidio continuo, ci sono situazioni che vengono anche dagli stessi tutori dell'ordine e dalla società tutta considerate come banali, quando poi sfociano sempre o quasi sempre in un'azione violenta. Molto spesso l'epilogo è frutto di un percorso conosciuto. Questa cosa non è più tollerabile, non è assolutamente più tollerabile. Noi abbiamo denunciato ieri una situazione di violenza e di vessazione di una lavoratrice sul posto di lavoro, ma è uno degli esempi che emergono, ma il grosso di quello che subiscono le donne sui luoghi di lavoro non emerge, e noi dobbiamo essere invece dobbiamo denunciarlo e spronare le donne a far emergere le violenze sia nel privato sia al lavoro. Non devono avere paura di farlo, perché solo così riusciamo a frenare questa situazione che non è più assolutamente tollerabile in un paese civile, ma è in tutto il mondo, per quello che le donne subiscono a tutti i punti di vista, e sia per quanto riguarda pratiche diciamo legate alla religione, sia per quanto riguarda vessazioni sul lavoro, sia per quanto riguarda violenze fisiche. Quindi credo che quello che Mirella da questo punto di vista ci ha insegnato nella sua diciamo vastità di interessi, sia per quanto riguarda la tutela delle donne, sia per quanto riguarda la pratica contrattuale e sindacale, sono due argomenti che non vanno assolutamente scissi, sono due argomenti che camminano insieme e che vanno praticati insieme. E quindi mi piace ricordare Mirella oggi, come lo farò sempre, perché tutte le volte che si parlerà di questo argomento, e spero lo faremo continuamente, lei sarà da questo punto di vista un assoluto riferimento per quello che ha fatto, che ha detto, che ha praticato. E quindi credo che sia un esempio da seguire in assoluto per tutti noi, per questa Camera del Lavoro soprattutto, e per tutti quelli che l'hanno conosciuta. Soprattutto auguro alle due associazioni che sono presenti di continuare il lavoro che stanno facendo, e colgo, diciamo, l'invito di Franco e offro la nostra organizzazione, il supporto della nostra organizzazione
al lavoro futuro che farete, perché sicuramente è un piccolo gioiello del nostro territorio, che va assolutamente, anzi direi un piccolo fiore, visto che si parla di rosa e di rose, che va coltivato appunto, che non è un fiore reciso come questo che ho qui accanto, questa rosa che ho recisa qui accanto, ma una rosa che va poi coltivata sempre per farla sempre più rigogliosa. Vi ringrazio e vi abbraccio. Grazie mille Fabio, grazie delle tue parole, davvero sentite, davvero di cuore, ti conosco e so che il tuo ricordo è veramente, veramente sincero, veramente sentito. Parlavi di contrattazione, parlavi del significato che ha avuto nella vita di Mirella, la contrattazione come mezzo democratico, come strumento democratico per davvero raggiungere quello che sono le pari opportunità, che non siano parole ma che siano fatti, che siano fatti concreti. Le pari opportunità nel nostro paese sono molto lontane, l'anno di pandemia che abbiamo vissuto e la pandemia che purtroppo ancora ci aspetta pare che abbia solo peggiorato la situazione, però come Mirella ci ha insegnato e come la sua eredità dobbiamo tenerla presente ogni giorno, ecco, noi dobbiamo insistere. Noi non dobbiamo lasciare le nostre armi, le armi democratiche di contrattazione per insistere su questa strada. La strada è in salita e noi siamo pronti per percorrerla. Io ringrazio tutti quelli che hanno voluto fortemente questa iniziativa, le associazioni a cui andranno i fondi e anche le rose non recise, come ripeto, verranno consegnate al più presto. Ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti stasera, Francesca Massis, Serena Pallecchi, le presidenti delle associazioni, Antonia Banfi del coordinamento donne dell'Ospici GL di Siena, Franco Capaccioli, segretario generale dell'Ospici GL di Siena, Fabio Seggiani, segretario generale della CGL di Siena e Camilla Canestri, la nipote di Mirella May. Io ringrazio chi ha reso tecnicamente possibile questo evento, Siena TV che ci ha ospitato, ci ha trasmesso nei social, ringrazio davvero tutti e vi auguro buona serata, grazie mille.